Il film inizia con un convoglio militare che attraversa il deserto afghano. Tony Stark, un ricco sviluppatore di armi, viene scortato con i soldati in servizio. Ma il convoglio viene improvvisamente assalito da uomini armati. I soldati cercano di salvarsi, ma vengono presto massacrati. Un missile atterra nelle vicinanze di Tony ed esplode pochi istanti dopo, dandogli il tempo di notare l'emblema della Stark Industries impresso su di esso. 36 ore prima, Tony Stark deve ritirare il premio a Las Vegas. È il figlio del famoso costruttore di armi Howard Stark ed è un bambino prodigio che ha creato il suo primo circuito all'età di 4 anni, il suo primo motore all'età di 6 anni e si è laureato all'MIT all'età di 17 anni. I suoi genitori morirono in un incidente d'auto nel 1991 e lui, a 21 anni, assunse la carica di amministratore delegato della Stark Industries. Il colonnello James Rhodes si prepara a consegnare il premio a Tony, ma lui non è presente. Obadiah Stane, il braccio destro di Tony, prende il premio al suo posto. Tony viene poi scoperto da Rhodes a fare baldoria in un casinò. Una giornalista, Christine, lo ferma mentre sta uscendo, con alcune preoccupazioni sull'etica del suo commercio di armi. Pepper assiste Tony in alcune faccende, prima che lui parta per l'aeroporto, dove lo attende il suo jet privato. Tony conversa con Rhodes durante il volo e sembra molto rilassato. Arrivano in una base militare in Afghanistan per dimostrare l'ultimo progetto della sua azienda, il Jericho, un avanzato sistema di supermissili. Dopo la dimostrazione riceve una telefonata da Obadiah ed entrambi sono entusiasti. Tony rifiuta di andare con Rhodes e parte con il convoglio militare, finendo nell'imboscata dell'inizio film. Tony riprende conoscenza in una grotta. Un bizzarro aggeggio, collegato in modo disordinato a una batteria di automobile, è attaccato al suo petto. Il dottor Insen, un altro ostaggio, racconta di aver operato Tony, ma di non essere riuscito a rimuovere tutte le schegge. Jensen ha ideato un dispositivo, un elettromagnete, per evitare che le schegge rimaste si spostassero e causassero ulteriori danni al suo cuore. I militanti che li hanno rapiti entrano nella stanza. Secondo Jensen, vogliono che Tony costruisca per loro un missile Jericho. Tony si rifiuta e loro lo torturano. Ore dopo, i terroristi, membri di un'organizzazione nota come Dieci Anelli, mostrano un enorme arsenale di armi prodotto della Stark Industries. Tony sembra cedere e inizia a costruire il missile, ma in realtà ha un piano. Costruisce una minuscola versione di un reattore ARC, semplificata da un progetto molto più grande utilizzato nella sede della sua azienda, usando il palladio recuperato dalle sue armi. L'energia prodotta è sufficiente ad alimentare il suo cuore per 50 vite, oltre a impedire che le schegge si spostino. Tony inizia a progettare una tuta corazzata alimentata da reattore ARC che indosserà e utilizzerà per combattere i terroristi. A metà della costruzione, Raza, il capo dei Dieci Anelli, arriva e minaccia di torturare Jensen perché ritiene che Tony non stia lavorando come dovrebbe. Tony contratta per la vita di Jensen, sostenendo che gli serve un assistente. Raza concede loro un altro giorno per finire. Tony termina il suo progetto durante la notte. Jensen allaccia Tony alla tuta corazzata completata e lo istruisce su come uscire dalla caverna. Mentre lui carica la tuta di energia, fa esplodere un dispositivo all'interno della porta della cella per distrarre le guardie. Jensen si rende conto che devono guadagnare altro tempo. Nonostante le proteste di Tony, afferra un'arma e corre per distrarre le guardie rimaste. Tony, con la tuta completamente carica, si fa strada attraverso la caverna. Le guardie cercano di fermarlo, ma la sua tuta lo protegge dai danni. Lancia anche uno dei missili della tuta verso Raza, che viene scagliato via dall'esplosione. A metà strada dalla caverna scopre Jensen, ferito a morte, che spiega che la sua intenzione era quella di sacrificarsi per permettere a Tony di fuggire. La famiglia di Jensen è già morta e lui vuole rivederla nell'aldilà. Tony esprime la sua sincera gratitudine a Jensen per averlo salvato. Tony distrugge l'arsenale dei nemici e vola usando un propulsore rudimentale. Sopravvive allo schianto fortissimo e vaga per il deserto fino a quando due elicotteri statunitensi si alzano in volo con una truppa di soldati guidati da Rhodes e lo riportano immediatamente negli Stati Uniti. Pepper vuole che Tony si faccia curare, ma lui vuole solo due cose, un cheeseburger americano e una conferenza stampa aziendale. Tony si presenta quindi davanti a un gruppo di giornalisti e spiega che intende chiudere immediatamente la divisione di produzione di armi della Stark Industries. L'agente Phil Coulson della divisione SHIELD si avvicina a Pepper. Vuole parlare con Tony del suo rapimento. La donna organizza il loro incontro. La sera Obadiah affronta Tony per il suo comportamento, indignato. Tony gli rivela il suo reattore Mark 1, ma rifiuta che l'oggetto venga studiato per la produzione di massa. In seguito crea un mini reattore molto più potente, Mark 2, che installa grazie all'aiuto di Pepper, fidandosi ciecamente di lei. Fa visita a Rhodes e chiede assistenza per un nuovo progetto privato, ma il colonnello rifiuta perché crede che Tony soffra di stress post-traumatico e abbia bisogno di tempo per riprendersi. L'idea di Tony si rivela essere un'armatura migliorata. Nel frattempo, Raza cerca nel deserto tutti i pezzi dell'armatura Mark 1. Tony decide che la prima cosa da fare è migliorare il meccanismo di volo dell'armatura. Mentre lavora, Pepper gli porta un regalo, un pacchetto incartato sulla scrivania. Obadiah gli fa visita e lo informa che il consiglio di amministrazione ha presentato un'ingiunzione per acquisire il controllo della Stark Industries. Tony non si preoccupa perché possiede la quota maggiore dell'azienda.
Dopo diversi tentativi, Tony perfeziona il suo sistema di volo. Quando esegue il primo test di volo, rimane sbalordito dalle sue capacità. Spinge il limite per volare ad alta quota, ma l'aria gelida fa sì che l'armatura si ricopra di ghiaccio e la sua alimentazione si spenga, ma riesce a riaccendere i propulsori giusto in tempo. Quando Tony torna a casa, apre la scatola che Pepper aveva lasciato. All'interno c'è il reattore ARC Mark 1 con la scritta «La prova che Tony Stark ha un cuore». Analizza altri dati e decide di ricostruire l'armatura utilizzando il titanio, risolvendo i problemi di congelamento e di peso. Quella sera Tony balla con Pepper ad una festa e i due condividono un momento al chiaro di luna. Christine, la giornalista, lo affronta con rabbia, mostrandole le foto delle sue armi utilizzate dal gruppo terroristico in Afghanistan. Tony affronta Obadiah, che rivela di essere stato lui a presentare l'ingiunzione contro Tony. Ammette che non si fa scrupoli a vendere le armi della Stark Industries ai terroristi. Tony torna a casa, infuriato, e guarda i notiziari sulla situazione in Afghanistan. Una volta terminata la nuova tuta, parte per l'Afghanistan a velocità ipersonica. I terroristi stanno radunando i cittadini per giustiziarli. Tony arriva e uccide tutti i terroristi in pochi secondi, salvando le vittime innocenti. Raz arriva appena in tempo per assistere al decollo di Tony. Intanto alla base americana, i militari scambiano Tony per un drone. Roz contatta Tony, che dichiara di non essere al corrente di quanto sta accadendo. Tony viene inseguito da due caccia. Cerca di sfuggire ai jet, ma loro lo superano. Tony chiama Roz e ammette di aver progettato lui questa tecnologia e che non è un drone ma un'armatura con lui all'interno. Durante le manovre Tony colpisce un jet facendolo precipitare. Il paracadute del pilota non si apre ma Tony lo salva appena in tempo. Quando Tony torna a casa Pepper lo scopre mentre toglie la sua armatura. Nel frattempo Obadiah fa visita all'accampamento dei 10 anelli rivelando di avergli pagato per catturare e uccidere Tony. Obadiah immobilizza Razza e ruba i resti di Mark 1 usando un congegno sonico ad alta potenza che induce una paralisi temporanea. Obadiah ordina quindi l'esecuzione di tutti i presenti nel campo. Tony cerca di convincere Pepper ad aiutarlo, affermando che il suo scopo nella vita è salvare le persone innocenti. La dedizione di Tony commuove Pepper, che accetta di aiutarlo. Si intrufola nell'ufficio di Obadiah con una chiavetta per copiare i file del computer. Scopre un video dei terroristi che rivela che Obadiah è responsabile della cattura di Tony. Obadiah entra nell'ufficio e la nota al computer, ma lei riesce a nascondere ciò che sta facendo. Lei esce, ma lui capisce di essere stato scoperto. All'uscita, Pepper vede l'agente Coulson e gli dice che può avere il suo colloquio in questo momento, così può scortarla dall'edificio in sicurezza. Obadiah si riunisce con il suo team di sviluppo che sta lavorando la sua tuta corazzata basata su Mark 1. L'hanno ricostruita, ma non sono riusciti a miniaturizzare il reattore ARC. Obadiah si rende conto di avere un'altra scelta. Arriva a casa di Tony e usa l'arma sonica per paralizzarlo. Obadiah estrae il reattore dal petto di Tony, prendendolo in giro per il fatto che diventerà l'arma di punta della nuova guerra. Dopo essersene andato, Tony sa di avere una sola possibilità di sopravvivenza, il reattore ARC che Pepper gli ha regalato. Installa il reattore proprio mentre arriva Roz, che lo informa che 5 agenti sono andati ad arrestare Obadiah, ma Tony sa che non sarà sufficiente. Roz osserva Tony mentre si prepara, stupito dall'armatura. Pepper, Coulson e molti altri agenti arrivano al centro di ricerca di Obadiah. Scoprono l'armatura Mark 1 e il magazzino dove è custodito qualcos'altro. Proprio in quel momento un'enorme armatura robotica appare e li attacca e Obadiah con l'armatura alimentata dal reattore che ha rubato a Tony. Mentre Tony vola verso la struttura di ricerca, Jarvis lo avverte che ha solo circa la metà dell'energia perché il vecchio reattore non è stato progettato per alimentare il Mark 3. I due soldati di ferro iniziano a combattere vicino alla Stark Industries mentre Tony cerca di proteggere i cittadini innocenti. Tony decolla verso il cielo, trascinando con sé Obadiah, che rimane congelato per le temperature basse. Tony si libera in volo, mentre Obadiah inizia a precipitare. Il reattore perde gradualmente potenza e Tony precipita, atterrando in cima al suo impianto. Obadiah affronta nuovamente Tony. Tony lo elude abbastanza lungo da permettere a Pepper di sovraccaricare il reattore dell'edificio, generando un'onda d'urto abbastanza potente da danneggiare l'armatura di Obadiah, uccidendolo nell'esplosione. Giorni dopo, Roz tiene una conferenza stampa sull'accaduto con i due robot. Tony è impressionato dal soprannome che i giornali gli hanno dato, Iron Man. L'agente Coulson gli porge una storia di copertura per la morte di Obadiah. Tony torna dai giornalisti ed è pronto a raccontare la storia fasulla. Tuttavia, mentre sta per parlare, getta le punte ed esclama «Io sono Iron Man», mandando in delirio la stampa. Se ti piace questo genere, ti consiglio di guardare il video «La CIA uccide il suo agente migliore, ma questo torna dall'inferno per vendicarsi».